Serata d'inferno, quella passata al pronto soccorso San Salvatore di Pesaro, dove intorno alle 20 dello scorso mercoledì un ragazzo 23enne pesarese ha sferrato calci e pugni, sputando e aggredendo gli operatori sanitari. Lo aveva trovato il padre in stato di alterazione per abuso di sostanze sulla panchina di un parco e lo aveva portato al pronto soccorso, dove reggendosi a malapena in piedi aveva dichiarato di avere un malessere per poi dare in escandescenza a causa dei tempi di attesa, colpendo prima un'infermiera con un pugno in faccia per poi sferrarne anche un altro contro un operatore sanitario accorso per aiutare la collega, causandogli un trauma alla spalla. È stato richiesto l'intervento della polizia che, una volta giunta sul posto, ha trovato il ragazzo già sottosedativo e ricoverato. Ma come se non bastasse, al suo risveglio il 23enne ha ricominciato a dare in escandescenza, rendendo necessaria un'altra dose di sedativo. In totale l'aggressione ha coinvolto 5 infermieri del pronto soccorso ed anche il direttore Umberto Gnudi, che ieri sera ha annunciato una protesta su Facebook con lo slogan «Basta violenza sugli operatori, siamo la stessa squadra». Oggi alle 12, per un minuto, gli operatori sanitari del pronto soccorso di Marche Nord hanno incrociato le braccia per protestare contro l'ennesimo episodio di violenza e contro l'insostenibile situazione in cui versano tutti i pronto soccorso italiani, ha affermato Gnudi. Purtroppo non è così inusuale in pronto soccorso. Noi, come dice un collega, noi come lavora siamo in strada, non abbiamo porte chiuse, quindi accogliamo tutti e di tutto. È una cosa molto triste, molto brutta, però paradossalmente questa è solo la punta dell'iceberg, perché questo è un rischio che noi abbiamo scelto facendo questo lavoro. Quello che non abbiamo scelto è di vicariare le mancanze di tutto il resto del sistema sanitario, perché bisogna dire che i servizi sul territorio sono stati grandemente ridotti, sono state tolte delle guardie mediche, è stata tolta la guardia turistica, ci sono dei problemi per i posti di posti ricovero nelle strutture del territorio e questo ricade sull'ospedale. Il problema dell'ospedale è che ci sono pochi posti letto a causa del Covid e questo ricade sul pronto soccorso. Noi siamo in coda alla catena alimentare. Quindi tutti i problemi del sistema sanitario nazionale diventano un problema grosso nostro e noi siamo chiamati a risolverli e finché ce la facciamo, lo facciamo con tutto il cuore, ma siamo arrivati a un punto nel quale non ce la facciamo più. In questa situazione noi siamo presi al 100%, tutta la nostra vita è il nostro lavoro e questa è una cosa che nessuno può sopportare a lungo. Una protesta silenziosa, quella degli operatori sanitari, ma dal rumore assordante che evidenzia timori e difficoltà. Anche il pronto soccorso del Santa Croce di Fano questa mattina alle 11 si è fermato per un minuto. Gli operatori chiedono un posto di polizia vigilante su buttafuori per difendersi dalle continue aggressioni. Al flash mob ha commentato commosso Giancarlo Titolo, responsabile del pronto soccorso di Fano, era presente tutto l'ospedale. La situazione, ha proseguito, anche al Santa Croce non è delle migliori. Siamo in carenza, insomma, di personale, questa non è una novità, non si trovano medici, i medici che ci stanno, insomma, hanno anche la possibilità di andare in pensione, insomma, per cui praticamente le carenze sono sempre, sempre maggiori. Ci attendiamo ovviamente delle risposte, insomma, dalla regione, insomma, perché comunque secondo me questa è una cosa, insomma, che va contrattata, insomma, e discussa, insomma, ad alto livello, insomma, secondo me. Ad assistere al flash mob di Pesaro vi era anche l'assessore regionale alla sanità, Filippo Saltamartini. E non è più possibile che nei pronti soccorsi si scarichino tutta una serie di problemi, anche sociali, perché qui vengono molte persone che molto spesso nulla hanno a che fare con i problemi del soccorso e della sanità. Teniamo conto che c'è un accesso con codici bianchi enormi. Per questioni anche relative a liti tra coniugi, il che significa che i problemi della società non si risolvono al pronto soccorso dell'ospedale.